Sale ancora il numero delle vittime a causa del coronavirus nel Vallo di Diano. Il decesso numero 11 arriva purtroppo al Campolongo Hospital a perdere la vita un'anziana ospite del Casa di Cura Istituto Juventus di Sala Consilina, trasferita 2 giorni fa ad Eboli. Si tratta di Rosanna Ippolito, 77 anni, vedova del senatore Giuseppe Fronzuti. Una grave perdita, come anche sono state le altre 10 persone che hanno perso la vita, per il Vallo di Diano, ennesima tragedia che va a aggravare un bilancio davvero tragico per il comprensorio. Ricordiamo che sono 110 le persone risultate positive al tampone e altre sono state sottoposte proprio al tampone per capire se sono state colpite dal Covid-19. Una sola persona fino a questo momento è guarita, si tratta del paziente numero 0. L'undicesima vittima che si è registrata intorno alle 14 di oggi pomeriggio è la sesta persona della casa di cura Istituto Juventus di Sala Consilina a morire a causa del coronavirus.